Ciao a tutti, nuovo video, spesa, penny, pochissima roba, sul volantino c'erano un sacco di offerte, latte, biscotti, un sacco di cose, la carne, le mozzarelle, i galbani dovevano essere in offerta, invece non c'erano, un sacco di cose dovevano appunto essere in offerta, ma non c'era quasi niente dal vivo. Spero vi piacciono i video spesa, mi piacciono tantissimo. Questo pane qui lo compro sempre, 45 centesimi o 65 centesimi, buono comunque. Questo qui 0,99 l'ho comprato solamente perché quando voglio fare gli hot dog, ho preso anche il pane per gli hamburger, quindi per fare l'hamburger tipo McDonald's praticamente, e quindi questo qui 0,99 500 ml. Non l'avrei comprato solo per quello che c'è dentro come ingredienti, spezie, aceto di acquavite. Non so che gusto abbia, comunque. Questi qua 1,29 euro, li compro sempre, buonissimi. Ho voluto provare già, non erano in offerta, ma li ho comprati lo stesso. Con farina integrale e cioccolato, vediamo come sono. Ok? Il pane per gli hamburger, eccolo qua. Poi ho preso questo qua piccolino, ok? Che era in offerta anche questo, forse. Una delle poche cose in offerta. Neutro Roberts con antibatterico con tè verde. Io ho diciamo, il dispenser per il sapone in bagno, quindi questo qui va anche bene. Con questo tappino lo metto dentro al dispenser e siamo a posto. Questo qui poi ho preso una cavolata. Questo qui 55 centesimi in offerta. Sono anni, veramente, perché è bagnato non lo so. Sono veramente anni che non lo compro più il ginger, ma 50 centesimi l'ho voluto comprare. Ho detto, senti, quando mi faccio magari un panino tipo fast food. Comunque, quando mangio qualcosa di schifoso, di non sano nel weekend, almeno questo qui, visto che non bevo birra, non bevo vino, non bevo niente, almeno il ginger. Mi fa male perché la pancia poi ringrazia con la roba gasata, però una volta all'anno si può anche prendere. Fusilli e farfalle, faccio vedere questo pacchetto qui da 500 grammi che compro sempre al Penny. Poi mi sono dimenticata il Vetril perché non c'era. Questo qui anche 0,99, due bustine, zafferano. Ne ho mezza bustina ancora da finire di questo qui e quindi l'ho ricomprato così almeno ho lo stesso gusto e riesco a finire quello che ho a casa. Queste qua per fare il pesto perché ho ricomprato la rucola 0,99 e anche la valeriana ve la faccio vedere dopo. Queste qui perché voglio magari fare qualche insalata di riso o riso venere e magari mangiarlo freddo e ho comprato le olive che erano in offerta, ce n'erano solo più due confezioni. Ne ho comprate due, una la regalo a mia madre. Poi lo zucchero bianco. Mi sono dimenticata la farina, ma un mezzo pacchetto ce l'ho ancora, quindi va bene. Questo qui 0,99 un chilo, molto buono, anche se patisce l'umidità, in casa mia c'è un sacco di umidità, purtroppo. Queste qua le avevo già comprate, sono molto buone, anche se molto molto gommose, quindi dure, plasticose. 0,99, adesso questo pacchetto nuovo, nuovo, glielo do tutto intero a mia madre, visto che a lei la liquirizia piace. Anche a me non dispiace, però non è proprio la mia caramella preferita, insomma. Questo qui era in offerta, non mi ricordo il prezzo. 7 lattine da 80 grammi, gran risparmio. L'ho comprato per fare le insalate. Visto che ho preso le mozzarelle, dove la ricotta Santa Lucia ne ho prese due perché costava 1 euro. Questo qui sa di detersivo. È una novità perché gli altri due saponi liquidi, sapete già, quello alla vaniglia e quello all'argan, l'ho comprato ma sono super densi. C'era solo il bagnoschiuma giallo, argan e vaniglia al Penny con questo bustone che fa anche male alle maniche. Delis. Che ha un profumo che non mi fa impazzire, però 2,20 euro questo bustone da 2 litri almeno mi dura un po' il sapone liquido. Poi il detersivo, ecco, che vi facevo vedere nei video di prodotti finiti. Questo qua c'è anche l'ammorbidente, il detersivo per i piatti. Questo qui l'ho messo sdraiato e ha perso un pochino, purtroppo perché è pieno fino all'orlo. Questo qui non è dell'MD, non è dell'INS, ma è del Penny. Però mi piace, l'avevo già comprato varie volte, quindi ve lo consiglio al Penny 2 litri. Ok? Poi due cose per mia madre, le ho comprate. Questi qua a 2 euro o a 1 euro, forse 1 euro. Sandwich biscotti che comprava già anni fa, li comprava di marca mia madre, non mi ricordo che marca erano. 500 grammi biscotti ripieni con crema al cacao magro. Questa qui a 1 euro, forse anche, 1,50 euro. Anche da regalare a mia madre perché io mi sono già comprata il ginger e già è una festa. 1,5 litro. Questa qui la regalo a mia madre, che a lei piace. Ho comprato per me queste qui a 1 euro, ce n'era solo più un pacchetto, dovevano esserci due o tre gusti diversi, insomma. Queste qui San Carlo 0,99, gusto pomodorini di stagione. Faccio vedere questo, c'era anche quei frutti di bosco a 99 centesimi, una novità, Vitalis a 1 euro, sì, comunque 54 grammi, porridge, mai provato, non so neanche se mi piace. Pronto in 3 minuti con delicata vaniglia Bourbon. Voi se l'avete provato fatemi sapere se vi piace. Ci sono molte ragazze che mi dicono: Serena, prova il porridge che è buonissimo, prova a farlo in casa, prova a comprarlo, prova a prendere il riso soffiato, mi sembra che vada bene, o l'avena, i fiocchi d'avena per il porridge. Speriamo sia buono, vi farò sapere.
Poi ho preso questi qua, quattro confezioni, due e due praticamente, due gusti. Crepe in offerta a 1 euro, mozzarella e pomodoro ideali al forno. Quando voglio mangiare qualcosa di veloce, che anche la settimana scorsa volevo qualcosa di sfizioso, di poco sano, ok? E non avevo niente, ho preso anche questi a 1 euro, due confezioni. Questi qua c'erano sia mozzarella e pomodoro che prosciutto e mozzarella. Poi ho preso i piselli, questi qua a 1,39 euro, in offerta stranamente questi. E ho preso i gelati biscotto che non erano in offerta, forse ce ne sono 6, biscotto, vaniglia e cacao, quelli semplici, marca Rios del Penny. Anche i bastoncini di verdura me li sono dimenticati, ma domani mattina vado a prenderli. Perché anche se col caldo che inizia a fare, usare il forno, solo una volta ogni tanto lo uso ultimamente. Comunque vabbè, questo qui è fabuloso perché non c'era Lenore, c'era questo qui sia giallo alla vaniglia che buonissimo, vaniglia orchidea, ce n'era un altro azzurro. Ho preso, c'erano i peperoni in offerta a 1,99 euro, stavolta non li ho presi, ma può essere che se domani torno al Penny vado a prendere i peperoni, che se sono in offerta li prendo. Poi la rucola, che farò subito il pesto anche senza noci, con le mandorle va bene lo stesso, 0,99 euro, che ha tante foglie sembra, ma ci sono anche tanti gambi purtroppo, io non trovo una rucola che abbia solo delle foglie e pochi gambi. La valeriana, visto che ho preso i pomodori datterino, che li ho già lavati e si sono anche sparsi per la borsa. La valeriana, questa qui 0,99, scade il 25 maggio, 125 grammi, tra stasera e domani finisce. Pacchetto mezzo vuoto, dovete riempirlo di più assolutamente. 3,39 euro, che per me sono cari perché ce n'è niente dentro, c'è più plastica che altro, comunque vabbè. Ho preso le sottilette, queste qua in offerta. Ho preso due confezioni così di salsiccia e la carne macinata 500 grammi per ragù. Ho preso anche questo, che a 1 euro c'era solo più questa confezione qui. Perline prosciutto crudo, scoiattolo, 3 minuti in pentola, sfoglia rustica, uova fresche. Ecco, le uova ho dimenticato anche. Vabbè, questi sono carini, ce n'è proprio niente dentro. Ma vabbè, sono arrivata tardi, alle 11 per fare la spesa è tardissimo, non va bene. Queste qua sono buonissime, queste 4 euro, perché ce ne sono 4 per 250 grammi. C'è la confezione da 4 con due mozzarelle dentro. Poi ho preso le zucchine, sia per me che per mia madre anche. Ne ho presi un sacchetto qua da 1 chilo per mia madre e 5 o 6 per me, che ne avevo già due nel frigo da far andare. E quindi le zucchine mi piacciono, anche se non le posso congelare, comunque le compro sempre. Niente, lo smalto di due colori, perché li sto provando, che sto buttando via un sacco di smalti che non mi piacciono. E con sto caldo voglio solo roba fredda. Comunque a presto ragazzi, ciao!